aveva esportato in centro Italia, terra in cui era andato a vivere, logiche e comportamenti da 'ndranghetista: furti, rapine, violenze, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Nel 2019 la Corte d'Appello di Firenze lo aveva condannato a 8 anni, pena diventata definitiva nel gennaio scorso. Ma quando le forze dell'ordine erano andate a prenderlo per portarlo in carcere, di Giuseppe Crea non avevano trovato tracce. Lo hanno scovato questa mattina i poliziotti della sezione criminalità organizzata e catturandi. Il latitante, 56 anni, nipote di Teodoro Crea, anziano boss di Rizziconi, attualmente detenuto, si nascondeva nelle campagne della piana di Gioia Tauro. La cattura al termine di un'operazione coordinata dalla Procura di Reggio Calabria. Giuseppe Crea ha già scontato in carcere 26 anni per omicidio. Il 3 febbraio del 1991, nel corso di una lite per futili motivi, sparò e uccise un uomo di 31 anni. Anche in quel caso provò a sottrarsi alla cattura e rimase latitante per 3 anni. Lo rintracciarono i poliziotti della squadra mobile di Reggio Calabria il 21 febbraio 1994 a Montecatini. Là Giuseppe Crea aveva trovato rifugio a casa di un calabrese trapiantato in Toscana.